nuovo spazio di approfondimento su TRM H24 ci occuperemo di arte declinata attraverso le sue varie sfaccettature, davvero a 360 gradi, con l'iniziativa La Festa dell'Arte, promossa dall'Associazione Prima Idea e che avrà luogo a Matera nei giorni del 19 e del 20 di luglio. Noi ne parliamo in compagnia di Angela Di Fonso, artista, e di Carla Cantore, fotografa. Ecco, intanto io vorrei parlare dell'associazione Prima Idea che promuove l'evento e direi che Carla ce la illustri, perché nasce e quali sono i suoi obiettivi. L'associazione Prima Idea è un'associazione giovane, è nata a gennaio, è nata con l'idea di promuovere l'arte e di aiutare i giovani artisti e quindi di portare qui a Matera delle nuove tendenze, quindi di cercare tramite la festa dell'arte, dei workshop o delle mostre, anche fatte in ambienti insoliti, di creare qualcosa di insolito, diverso e arte appunto a 360 gradi. Come quando si parla di arte o di abbinare, come dire, all'arte l'aggettivo insolito, a che cosa ci riferiamo? A che cosa si riferisce l'associazione? Allora, da una parte l'idea è quella di utilizzare degli ambienti che possono essere degli azzi come mostre, oppure degli ambienti delle chiese o delle location anche diverse, che Palazzo Viceconte potrebbe essere utilizzata, o lo spazio espositivo che andrà ad aprire Monica Palumbo, Montmartre Gallery. Certo. Dall'altra parte è insolito perché comunque l'idea è quella di seguire l'artista, quindi anche di aiutarlo in questo percorso, facendolo incontrare anche dei curatori, dei galleristi, portandolo ad avere anche la possibilità di una crescita professionale. Infatti l'associazione, oltre alla Festa dell'Arte, ha anche degli altri progetti che sono dei workshop che ci saranno a settembre con Ivan Qualoni, un curatore d'arte, e Giovanna Gamarrota, una fotografa. E noi conosciamo bene, parlando di associazioni, quanto sia importante l'azione portata avanti proprio dal mondo del volontariato, anche nei settori dell'arte e della cultura. Un aspetto fondamentale è quello legato poi all'interazione e alla integrazione con gli enti pubblici, anche questo aspetto emerge. Sì. Infatti l'associazione Prima Idea ha avuto un grande sostegno e sostiene anche la candidatura di Matera 2019 del Comune, quindi infatti stamattina c'era l'assessore Nico Tombetta, non era stato... Ecco, in occasione della conferenza stampa di presentazione. Sì, certo. Infatti c'è stato l'assessore Nico Tombetta, c'è stato l'intervento appunto del presidente Tortorelli, quale ha dato la possibilità di utilizzare la sala bagnale e di presentare questo progetto, la Festa dell'Arte. C'è anche l'interazione con altre associazioni, infatti sarà presente Matera Poesia 1995 con i suoi poeti. Ecco, tra l'altro quello che tu dicevi veniva sottolineato dalle immagini che la regia ci sta mostrando, proprio la conferenza stampa di presentazione della Festa dell'Arte. Ricordiamo, l'arte a 360 gradi, una occasione in più per scoprire e riscoprire le varie sfaccettature di questi settori davvero importanti, il 19 e il 20 di luglio a Matera. Angela, parliamo un po' più nel dettaglio dell'iniziativa, come si articolerà? Allora, la Festa dell'Arte anche quest'anno, come la prima edizione, quindi che si è avuta lo scorso anno, nasce con la voglia sempre di esternare l'amore per l'arte, la condivisione dell'arte. Anche quest'anno la festa si terrà in via Santa Cesaria, partendo dalla piazzetta San Biagio, quindi davanti alla chiesa di San Biagio, seguirà per via Santa Cesaria fino a raggiungere l'affaccio sulla piazza Santa Cesaria, che è un affaccio che si sta rivalutando negli ultimi anni e sinceramente dallo scorso anno ancora di più. Ecco, ricorderemo anche come si articolerà, però volevo sottolineare proprio in virtù di quello che tu ci dicevi e in virtù di quello che ci ha detto Carla, questo aspetto importante e tra l'altro, come dire, attenzionale, cioè l'arte nell'arte. Lo scrigno nello scrigno, esatto. Considerando anche le location che ospiteranno la manifestazione, Carla e poi ancora Angela.
La particolarità della festa dell'arte penso che sia questa interazione con altre discipline artistiche, perché a parte l'estemporanea, quindi dei pittori, fotografi e scultori che lavoreranno in loco e quindi potranno, oltre ad esibire due opere, faranno omaggio, diciamo, alla cittadina di Matera, ai turisti, della loro creatività in quel momento, ci sarà anche delle persone che interverranno, degli ospiti, degli artisti, certo. Tipo Dora Celeste Amato, che è una nota scrittrice, poetessa che arriva da Napoli, ci sarà Amitier, che interverrà esibendosi dal vivo, ci sarà Sergio Marchetta, che invece è un cantastorie, che arriva da Campobasso, ci sarà Antonella Sinisi, una cantante, quindi ci sarà un pochettino Armes, che farà invece una performance. Abbiamo un pochettino di artisti ballet school con certo. Una danza urbana, quindi c'è danza, teatro, poesia. Angela, non sì. Ci facciamo mancare niente. Quindi dicevamo una sventagliata artistica sì, davvero sì. Ampia. Sì, e quest'anno la novità di quest'anno sono anche i laboratori. L'anno scorso abbiamo fatto un laboratorio con i bambini. Quest'anno invece abbiamo voluto ampliare questa fase con l'inserimento di laboratori in cui viene valorizzato un po' l'arte e il mestiere. Certo. Quindi c'è l'inserimento della lavorazione della carta pesta e abbiamo chiesto l'ausilio al maestro Pasquale Nicoletti, figlio d'arte, il quale insomma potrà mostrarci quali sono le tecniche e le fasi per poter realizzare un'opera in carta pesta. Poi ci sarà sempre un angolo dedicato ai bambini con l'arte del riciclo, Parblé Art & Co, è un ragazzo giovanissimo che da circa 5 anni sta lavorando proprio con l'arte del riciclo, infatti adesso sta esponendo al Circolo Culturale Latrio con una sua mostra e quindi realizzerà insieme ai bambini una serie di oggetti, di opere d'arte con l'utilizzo di materiali appunto di riciclo in disuso. Quindi anche l'arte che si tocca con mano, diciamo sì, così. Sì, 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 infatti i bambini verranno coinvolti anche con i loro genitori. Poi ci sarà un tagliacarte, praticamente un artigiano del legno, Francesco Giocoli, il quale mostrerà la lavorazione del legno, quindi fatto al momento, certo. Con l'utilizzo di materiali quindi molto semplici. Ed infine, fra gli artisti presenti, fra gli ospiti, ci sarà anche Roberta Lioi, la quale invece realizzerà delle opere d'arte sul corpo, quindi body art, sarà presente appunto una modella e lì ci lavorerà su. Una battuta, serie di... per come dire, rappresentare tutto questo basteranno due giorni? Cercheremo di fargli bastare. Infatti il programma è molto intenso. È molto articolato. Sì, molto è molto articolato, quindi dalle 10 la mattina fino alle 23-24 del serale, certo. Con gli ospiti, diciamo, soprattutto per quanto riguarda gli artisti musicali, ci accompagneranno soprattutto nelle ore serali. Quindi cercheremo Ci si ferma nemmeno qui, in realtà. No, infatti. No, sì. Infatti c'è anche Giada Clemente, che è una poetessa, accompagnata dalle note di Marilia Caso, certo. Suona l'arpa celtica, e Valerio Andrisani, che invece suona il basso. Quindi sì. Ci sarà anche questa, diciamo, poesia accompagnata dalla musica. Sì, ecco. E diciamo che la goccia fosse, non diciamo, particolare, sarà di nuovo la presenza di Aurora Passarelli, danzatrice del ventre. Davvero tutto molto interessante, un programma molto molto articolato che varrà davvero la pena di riscoprire insieme il 19 e il 20 di luglio. Angela, prima di andare in onda stavamo sottolineando anche un altro aspetto, cioè la presenza di un comitato scientifico. Sì, infatti ecco la novità di quest'anno, tutti gli artisti che partecipano all'estemporanea, quindi pittori, fotografi e scultori, verranno analizzati, diciamo così, verranno valutati o comunque le loro opere sono state in questi giorni sono stati presi in considerazione e fra loro verranno selezionati degli artisti per fare una mostra successivamente. Quindi i vincitori di questa selezione parteciperanno successivamente a una mostra qui a Matera. Quindi sicuramente non ci si ferma qui. No, assolutamente. Io vorrei parlare ancora di Prima Idea, visto che insomma abbiamo introdotto la rubrica parlando dell'associazione che promuove l'iniziativa. Prima Idea, nel prossimo futuro quali sono i programmi?
I programmi nel prossimo futuro ci sarà questa mostra Incontri d'arte organizzata tramite la collaborazione di Valeria Mantarano, che è una storica d'arte e sarà la curatrice d'arte di questa mostra. Nel comitato scientifico c'è la presenza di Dario Carmentano, Vito Maiullari, scultore, e di Nicola Colucci, fotografo. Sì. Inoltre l'associazione ha in programma due workshop, uno con Artisti si nasce e si diventa, a cura di Ivan Quaroni, nella Galleria d'Arte che sarà di prossima apertura alla Montmartre Gallery di Monica Palumbo, un altro incontro sempre di crescita professionale con Giovanna Gamarrota, che è conosciuta anche qui a Matera per la mostra che ha svolto qui sopra luoghi in Lucania. Poi successivamente abbiamo anche intenzione di seguire le artiste a 360 gradi per delle mostre collettive, delle mostre personali che saranno fatte poi nei luoghi più idonei all'artista. E questo dimostra che la cultura davvero nella città di Matera non si ferma mai, Angela. Sì, assolutamente, non si può fermare, anche perché con la candidatura non possiamo fermarci. Quindi appunto il nostro scopo è quello di portare avanti, di continuare in questo senso e di aiutare appunto anche i giovanissimi artisti che magari non hanno avuto ancora la possibilità di farsi conoscere. E ricordiamo ai nostri telespettatori, abbiamo detto che l'iniziativa La Festa dell'Arte avrà luogo il 19 e il 20 di luglio a Matera, e abbiamo ovviamente indicato quali saranno le location. Gli orari ai quali accedere poi dalle 10 alle 23-24 insomma della sera per tutte e due le giornate. L'ingresso è gratuito, per cui chiunque può partecipare. Diciamo, avete un target al quale, o meglio, esiste un target al quale si rivolgono le varie iniziative? No, in genere no, perché comunque può coinvolgere tutte le fasce d'età, appunto dai bambini alle persone più mature, assolutamente. Quindi Carla, davvero una serie di iniziative, mostre e molto altro, tutte da gustare. Sì, sicuramente. Spero che la nostra associazione possa aiutare a promuovere la candidatura di Matera come capitale europea per 2019. Noi speriamo sinceramente che vinca e che a ottobre abbiamo questa bella notizia. Ovviamente lo speriamo tutti, sappiamo tutti quanto noi stiamo facendo quanto il nostro sia possibile, importante, però è altrettanto importante prendere atto di questo fermento culturale, spesso, anzi quasi sempre, veicolato dalle associazioni. Io ringrazio Angela Di Fonso, ringrazio grazie Carla Cantore, ringrazio ovviamente l'associazione Prima Idea che promuove la Festa dell'Arte. E per quello che ci riguarda è davvero tutto, linea alla regia.